Con un risultato senza se, senza ma, Gabriele Zanni è diventato il sindaco di Palazzolo, anzi si è riconfermato tale dopo i primi 5 anni di mandato. Ha raccolto 4.476 voti, ovvero il 53,56% dei consensi. Lo ha fatto al ballottaggio nella sfida a Raccagni per il centro-destra. Un successo che finisce per premiare i risultati raggiunti dalla maggioranza nell'ultimo quinquennio, considerato che il candidato del centro-sinistra si presentava al giudizio degli elettori con una squadra ritoccata in minima parte, insomma, promosso su tutti i fronti. Zanni ora avrà l'arduo compito di mettere mano ad alcuni degli aspetti patrimoniali, diciamo così, della cittadina, a partire dalla casa di riposo, che è stata la priorità annunciata proprio da Zanni all'indomani del successo elettorale. Zanni era stato appoggiato anche durante la campagna elettorale dal sindaco di Bergamo, Gori, che era intervenuto a Palazzolo proprio per sponsorizzare la sua candidatura. E tra selfie, qualche bicchiere di festeggiamento e pacche sulle spalle, ora arriva il momento più duro. Perché, come confermato dallo stesso Zanni, fare sindaco in Italia oggi non è più una passeggiata. Abbiamo fatto solo pubblicità, diciamo, via social, quindi, però vedo che la risposta è sempre buona. È bello anche aver colorato in questa maniera questo luogo caratteristico di Palazzolo. E poi ringraziamo Giorgio Gori, che è il sindaco di Bergamo, credo lo sappiate tutti.